Eccoci, buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a tutti e tutte. Siamo al nostro ultimo appuntamento del ciclo romanzo, i capolavori della letteratura contemporanea. E oggi non potevamo chiudere più degnamente che con la presenza della professoressa Elena Mortara, che ringraziamo per essere stata, per aver accolto il nostro invito, ma anche per la generosità, devo dire, con cui ha partecipato, sacrificando tempo, togliendo tempo ai suoi impegni, ha partecipato a tutto l'intero nostro ciclo. Quindi grazie anche per questo. Io ruberò davvero pochissimi minuti per presentare brevemente la professoressa Mortara, già docente di letteratura angloamericana all'Università di Roma Tor Vergata, saggista e traduttrice. Elena Mortara è membro dell'Associazione Italiana di Studi Nordamericani, della European Association of American Studies e della International American Studies Association. È stata Visiting Fulbright Scholar presso la Columbia University di New York e la Brandeis University, Waltham, Massachusetts. Fra i suoi temi di ricerca spicca come ambito privilegiato la letteratura ebraico-americana dalle origini ai nostri giorni, ma anche il tema dell'America multietnica, il multilinguismo, lo studio dei dialoghi e dei conflitti interetnici, interculturali e intraculturali, come dimostrano le sue molte pubblicazioni. È curatrice, fra l'altro, dell'edizione critica per i Meridiani Mondadori delle opere 1959-1986 di Philip Roth, di cui ha raccolto nel 2017 l'ultima intervista. Ma fra i suoi autori ci sono anche, e non solo, Saul Bellow, Isaac Singer, Bernard Malamud, anch'essi incontrati personalmente e a cui Elena Mortara ha dedicato numerose pubblicazioni, il cui elenco sarebbe lungo. Ma mi preme menzionare fra i libri almeno qualche titolo, appunto le monografie su Malamud e Bellow nei contemporanei curati da Zolla, saggi su altri autori ebrei americani, quali classici di fine 800 e inizi 900, Emma Lazarus, Abraham Chahan e tra i contemporanei Alan Lelchak, Mark Minsky. Ha dedicato alle tematiche transnazionali e di incontro tra culture numerosi saggi, ma mi piace segnalare almeno il volume Writing for Justice, grazie al quale Elena Mortara ha vinto il premio europeo American Studies Network Booth Prize del 2016. Dicevamo, oggi si chiude il nostro breve ma intenso ciclo sulla letteratura della diaspora e, come preannunciava il titolo che abbiamo ipotizzato per il ciclo, veramente oggi andiamo al di là dell'oceano. Dopo Levi, Wiesel, Edith Bruck, oggi al di là dell'oceano ci andiamo con due straordinari autori, Saul Bellow e appunto Isaac Singer. Il titolo della lezione magistrale della professoressa Mortara è appunto L'epoca d'oro della narrativa ebraico-americana, i Nobel a Saul Bellow e Isaac Singer. Cedo volentieri la parola alla professoressa Mortara, chiedendo a tutti voi di riservare in chat i vostri interventi, le vostre riflessioni, curiosità e domande. Prego, professoressa, e grazie ancora per essere qui. Grazie, grazie a lei per la presentazione e un saluto cordiale a tutti. E devo confessare un dettaglio di vita personale, familiare, che forse gli organizzatori certamente non conoscono, e perché aggiunge piacere a questo mio essere qui con voi, perché in realtà ci sono dei filoni, c'è un filone di storia familiare che parte proprio da Modena e Reggio Emilia, e per cui questo, per essere qui è per me particolarmente significativo. Un essere qui naturalmente a distanza, questo introduce un elemento di dispiacere, anche soprattutto per non poter vedere voi direttamente, ma comunque rimane questo elemento di, diciamo, di emozione particolare per parlare alla LUC e dei membri di questa università di Modena e Reggio Emilia. Dunque, arrivando al tema di cui mi intendo occupare, come voi potete comprendere, ci troviamo di fronte a degli scrittori, quelli di cui parlerò, che non hanno, a differenza di quelli
che avete voi conosciuto attraverso i precedenti incontri, Levi, Elie Wiesel, Primo Levi, Elie Wiesel e Edith Bruck, che hanno vissuto direttamente la tragedia della Shoah, e di questo si sono occupati coloro che hanno riferito negli incontri precedenti. Lo scenario che noi potremo esplorare oggi è diverso, nel senso che attraversiamo l'oceano, come del resto si è fatto anche nel caso di Elie Wiesel, che dall'Europa è giunto in America, ma ci troveremo in compagnia di scrittori che, come la maggior parte degli scrittori ebrei americani, non hanno vissuto in prima persona la tragedia della Shoah. Per cui ovviamente hanno vissuto il trauma di quello che è successo, ma lo raccontano in maniera diversa. L'intento non è quello di esplorare soltanto questo aspetto dell'esperienza ebraica, ma di mostrare anche uno scenario, diciamo, più ampio. Gli ebrei non hanno per fortuna vissuto soltanto la tragedia della Shoah, ed è interessante vedere altri aspetti dell'esperienza di questa minoranza così che ha dato tanto alla cultura. Dunque, ci troviamo poi di fronte a due scrittori, quelli che ho selezionato, di cui parlare, che hanno ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E diciamo, questa assegnazione del Nobel ha sancito il momento, il culmine di una scoperta di presenza ebraica, di presenza culturale e letteraria ebraica, che è avvenuta nel secondo dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Bisogna naturalmente creare, e quindi io cercherò da un lato di tracciare la storia di questa fortuna, della fortuna del filone ebraico, della letteratura ebraico-americana, da un lato, e dall'altro di creare un po' di stimolo alla lettura di questi scrittori, alla riscoperta di alcuni dei loro romanzi, e di vedere come si è arrivati appunto a questa scoperta e a questa affermazione, di questo riconoscimento pubblico anche attraverso i due primi Nobel. Anche Elie Wiesel ha ricevuto il Nobel, ma l'ha ricevuto come Nobel per la pace e più tardi, nel 1986, mentre qui il punto di riferimento temporale per quanto riguarda questo riconoscimento pubblico è negli anni 70 del Novecento, 1976, il primo dei due, Saul Bellow, e il secondo, Isaac Bashevis Singer, come si chiama in americano, diciamo, l'ha ricevuto 2 anni dopo, solo 2 anni dopo, nel 1978. Dunque, questo, diciamo, per far capire, diciamo, la novità di questa affermazione nel dopoguerra, va tenuto presente che la storia della presenza ebraica in America in realtà è di lunga durata. E parte già dal 600, dalla metà e poco dopo la metà del 600, quindi in realtà è una storia che già parte dall'epoca coloniale, da poco dopo i primi insediamenti dei famosi padri pellegrini venuti dal mondo del protestante puritano dell'Inghilterra. E la presenza inizialmente di gruppi di origine portoghese passati attraverso il Brasile, e la presenza rimane sempre molto minimale, diciamo, fino a che a metà 800 c'è una prima grande immigrazione dalla Germania, di lingua tedesca, e poi a fine 800 iniziano invece delle grosse immigrazioni di centinaia di migliaia, a cavallo tra fine 800 e inizio 900, 2 milioni di profughi, di esuli dal mondo dell'Europa orientale, di lingua yiddish, che fuggendo dai pogrom, che hanno colpito quella popolazione, sono confluiti verso l'America. E questa presenza però, come tutte le migrazioni, non è riuscita subito a emergere. Pure dando dei grandi contributi nei vari decenni di fine 800 e inizio 900,
e soltanto nel secondo dopoguerra si riesce a, diciamo, a imporre la voce ebraica in America e rendersi così visibile da diventare addirittura rappresentativa della cultura americana. E attraverso i due personaggi che noi conosceremo, che noi, su cui ci riflettiamo in questo incontro, riusciamo a vedere due aspetti diversi di questa, diciamo, di questo contributo. Con Saul Bellow ci incontriamo con lo scrittore che ha veramente, diciamo, per primo sfondato, si è creato questo breakthrough, questa apertura di una diga che è ricca di acque ma che non riusciva a emergere, e con lui è stato un po' l'apriporta di questo riconoscimento pubblico, è stato poi il punto di riferimento per tutti gli scrittori di quell'area culturale che hanno visto lui il rappresentante che veramente aveva per primo creato questa rottura di fronte ad un riconoscimento precedente. E con Singer invece che avremo un uomo che viene da quel mondo direttamente, dall'Europa orientale di lingua yiddish, e che porterà renderà evidente quella cultura che è trasferitasi in America. Allora io subito a questo punto condivido con voi un PowerPoint che ho preparato. Come vedete, parleremo dell'epoca d'oro della narrativa ebraico-americana, il momento del riconoscimento dei Nobel, e questi sono i due personaggi, Saul Bellow, che ha vinto il premio Nobel nel 1976, e Isaac Bashevis Singer, che l'ha vinto nel 78, più o meno all'età in cui l'hanno ottenuto, perché dal punto di vista anagrafico, Saul Bellow in realtà è più giovane di Singer, è nato nel 1915, mentre Singer è del 1904. Però noi seguiamo la storia della fortuna, del riconoscimento di questo filone di letteratura della diaspora, e quindi cominciamo parlando di Bellow. Bellow, che è un figlio di immigranti dall'Europa orientale, e a sua volta diciamo nato nel Nuovo Mondo, ma non in America, bensì vicino Canada, poi presto trasferitosi in America, negli Stati Uniti d'America, e che ha vissuto però questa situazione di diciamo di seconda immigrazione, se voglio, diciamo, verso l'America. Mentre Singer direttamente viene dall'Europa orientale, dove si trasferirà, adesso poi ne parleremo con calma. Dunque, vediamo allora di parlare, e poi però vi è un legame, oltre ai Nobel, diciamo, oltre al fatto che entrambi hanno avuto il Nobel a così breve distanza, del 76-78, c'è qualcos'altro che li lega, diciamo, direttamente, e cioè che la fortuna di Singer è legata in parte, almeno inizialmente, al fatto che Bellow ha tradotto il primo racconto di Singer che è stato tradotto proprio da Saul Bellow nel 1953, e quindi ha favorito la conoscenza di Singer, e di questo poi potremo continuare a parlare. Allora, adesso io vi faccio parliamo di Saul Bellow e del suo primo romanzo, Dangling Man, l'uomo in bilico. Qui vedete l'immagine di Bellow, e che poi potremo interpretare questa immagine di lui che guarda verso la finestra, e accanto una delle copertine del Dangling Man in americano, e la traduzione italiana è l'uomo in bilico. Dunque io vi leggerò in alcuni casi in particolare degli incipit di questi romanzi, in particolare questo romanzo, che è del 44, vedete, siamo ancora in epoca di
Seconda Guerra Mondiale, ha l'originalità di essere strutturato nella forma di un diario. È scritto in prima persona, come se questo uomo, di cui si conosce solo il nome, Joseph, racconti di sé sotto forma di diario. Ed è interessante riflettere su questa scelta. Diciamo, vi è un recupero dell'idea del monologo interiore, dello stream of consciousness che è della tradizione, diciamo, emersa con il modernismo di inizio Novecento, ma rielaborato in forma di diario personale, in cui l'io narrante parla di sé, dei suoi pensieri, delle sue riflessioni, dei suoi sentimenti, della sua situazione, parlando a se stesso nel diario. E questa scelta viene spiegata in maniera anche molto forte nell'incipit del romanzo, che vorrei poi leggervi. Qual è la situazione temporale? È contemporanea, cioè il diario si immagina che sia stato scritto tra il dicembre del 42 e l'aprile del 43, che sono i mesi di attesa di questo uomo che è stato, diciamo, sta per essere richiamato alle armi per andare in guerra, ma siccome è in una condizione di alien, perché appunto è canadese, come era bello di nascita, e non è ancora stata riconosciuta la sua cittadinanza americana, si trova a Chicago, ma non ha ancora la possibilità di partire. E quindi vive questi mesi di attesa, riflettendo, interrogandosi, raccontando della sua condizione, dei suoi sentimenti. Ed ecco, diciamo, questa forma di monologo, tra l'altro, Bello l'aveva già tentata in due monologhi mattutini che aveva pubblicato sulla Partisan Review nel 1941. Quello che viene aggiunto in questo, quindi c'era già allora questa esigenza di raccontare in forma di monologo il proprio pensiero, le proprie riflessioni, ma è di un uomo che si sente isolato, che si sente chiuso nella propria stanza in attesa e che si sente sospeso, dangling, come verrà poi definito nel titolo di questo romanzo. Ma quello che è importante di questo primo romanzo uscito è quelle pagine iniziali, che secondo me è una sorta di manifesto letterario di rottura rispetto alla tradizione che era prevalente in quel momento, che era rappresentata da un altro grandissimo scrittore che è Hemingway. E quella prosa asciutta, quella prosa di uomini che seguono un codice d'onore, in cui tutto viene trattenuto. Ecco, rispetto a questo, diciamo, moda letteraria del momento, ecco l'atto di rottura, il manifesto con cui si apre il romanzo, in data 15 dicembre 1942, in cui si dice: c'è stato un tempo in cui la gente aveva l'abitudine di rivolgersi di frequente a se stessa e non si vergognava di registrare le proprie transazioni interiori, inner transactions, le proprie transazioni interiori, mentre oggi tenere un diario è considerato una forma di autocompiacimento, una debolezza e una cosa di cattivo gusto. Perché la nostra è un'epoca di duri, oggi è più forte che mai il codice dell'atleta, dell'uomo tutto d'un pezzo, capite che sono tutti riferimenti a Hemingway e alla sua prosa. Retaggio americano del gentiluomo inglese, credo, una curiosa mescolanza di eroico ascetismo e rigore, le cui origini qualcuno fa risalire ad Alessandro Magno. Avete dei sentimenti? Do you have feelings? Ci sono maniere corrette e maniere scorrette di mostrarli. Avete una vita interiore? Sono fatti vostri. Avete delle emozioni? Soffocatele. Fino a un certo punto tutti obbediscono a questo codice. Permettono un notevole grado di sincerità, di riservata franchezza, ma sulla sincerità più autentica ha un effetto inibitorio. Le questioni davvero serie non sono alla portata dei duri. I duri sono inesperti quanto a introspezione.
e quindi non sono adatti a confrontarsi con rivali contro i quali non possono sparare come fossero selvaggina o che non possono superare in audacia. Vedete tutti i riferimenti alle tipiche situazioni di Hemingway, la caccia, la guerra. No, qui abbiamo un io che è interessato invece alle inner transactions, all'introspezione, e che dice: se avete delle difficoltà, ecco, che vuole parlare delle proprie difficoltà, affrontatele in silenzio, recita uno dei loro comandamenti, di quello che è il codice dell'epoca. Al diavolo, io ho intenzione di parlare delle mie difficoltà, e se avessi tante bocche quante braccia a Shiva e le tenessi aperte tutto il tempo, non riuscirei neanche così a rendermi giustizia. Nel mio presente stato di sconforto mi è diventato necessario tenere un diario. E quindi ecco che abbiamo qui veramente una sorta di, mi sembra, di manifesto letterario, cioè di chi sente che sta rompendo rispetto alla tradizione precedente, che vuole introdurre un nuovo linguaggio capace di esprimere le introspezioni, le inner transactions. Tra l'altro, nella prima traduzione italiana che fu di questo testo del 44, 9 anni dopo, nel 53, una importante traduzione, però per esempio questo transactions era stato tradotto come vicende, semplicemente. Invece transactions è molto più importante, è stato poi giustamente tradotto dalla Barbara, dalla nuova traduttrice, la Barbara Placido, figlia di Beniamino Placido, per le edizioni dei Meridiani Mondadori, come transazioni interiori, perché sono le azioni che avvengono all'interno di sé, tra se stesse e l'altro e l'alter ego di se stesso. C'è un riferimento sottinteso anche alle interaction di John Dewey, dell'educatore pedagogo americano, che ha sottolineato l'importanza del rapporto tra l'io e il mondo esterno. Ma qui il mondo esterno è interiorizzato e la lotta viene all'interno dello stesso io. E Saul Bellow è uno scrittore che in tutti i suoi romanzi ci porta dentro queste battaglie interiori dell'io, registrate in diverse forme. E battaglie che poi dall'isolamento di questa stanza, a un certo punto l'io si accorge che si tratta di una forma di auto-isolamento, di imprigionamento, e arriva in una delle riflessioni a metà percorso, diciamo, quella del 22 febbraio, a dirsi che bisogna uscire da questo isolamento. E tra l'altro nel romanzo c'è tutto un continuo dialogare con lo spirito delle alternative, chiamato anche tu as raison aussi, e dice: se tu as raison aussi fosse con me oggi, dice in questa pagina del diario, potrei dirgli che la più alta costruzione ideale è quella che libera l'io che si auto-imprigiona. E poi più avanti inizio a pensare che la ricerca che Samiri dice, la ricerca di ognuno è sempre la stessa. Tutti gli sforzi hanno un solo scopo. Non capisco perfettamente questo impulso, ma mi sembra che lo scopo ultimo sia il desiderio della pura libertà. Siamo tutti attratti dalle stesse voragini dello spirito. Sapere cosa siamo e a cosa serviamo, sapere qual è il senso della nostra vita, cercare la grazia. E se la ricerca è la stessa, le differenze nelle nostre storie personali, che finora hanno significato così tanto per noi, non hanno più tanta importanza. Ecco, quindi la ricerca è la stessa. Vi è sempre questa tensione tra individui con una forte personalità da un lato e dall'altro questa sensazione, questa ricerca di quello che ci accomuna tutti invece, ecco, di questi momenti in cui sentiamo l'unità con tutti gli altri e in cui ci poniamo le domande che riguardano l'esistenza di tutti, le domande sul senso profondo della nostra vita. Questo è dunque il primo romanzo, quasi manifesto, di Saul Bellow. E quindi possiamo procedere e vedere come prosegue questa ricerca, perché quella di Bellow è veramente
una ricerca che procede di romanzo in romanzo, e questo è il secondo suo romanzo, The Victim, come vedete, del 47, e vedete sempre la distanza tra l'edizione inglese americana e la traduzione italiana. Siamo ancora negli anni in cui questo filone, questi scrittori non sono scoperti, nonostante il fatto che, pensate, questo romanzo è dedicato, il primo era dedicato alla moglie, la prima moglie, e il secondo romanzo al mio amico Paolo Milano, cioè il critico italiano che all'epoca era a New York, fuggito esule dall'Italia perché per le leggi razziali, e che era diventato grande amico di Soldello, e poi ritornando in Italia è diventato grande critico letterario sull'Espresso, le pagine dell'Espresso. E tuttavia questo romanzo viene tradotto soltanto ben più di quasi 20 anni dopo, impressionante. E dicevo, in questo secondo romanzo, che è ambientato a New York mentre il precedente a Chicago, abbiamo un racconto in terza persona, e ci troviamo in questa città di cui viene descritta, bello, un grande descrittore della vita di città. Qui abbiamo la massa in cui l'io però si sente isolato, e che si trova a scontrarsi con l'altro nella città, e qui vi è il tema dell'antisemitismo. Incontra un suo vecchio conoscente, in realtà con elementi di antisemitismo nella sua cultura di questo altro, che però lo costringe a interrogarsi sulle sue azioni, perché lo accusa all'ebreo, perché i personaggi sono sempre personaggi ebraici. C'è solo un romanzo di Bello che ha un personaggio di non ebreo, Henderson, The Rain Queen, The Rain King, ma per il resto tutti gli altri. E quindi anche questo è un personaggio di ebreo che viene incolpato da un ebreo di essere stato lui colpevole della sua rovina nel lavoro, e quindi c'è questo conflitto tra l'io e l'altro. Diciamo che siamo usciti dalla chiusa di una stanza. Nel romanzo precedente tutto avviene mentre il personaggio è radicato alla sua sedia, come dice, rooted alla sua seggiola, alla sua sedia, e si sente isolato però da tutto il resto del mondo. Qui invece abbiamo l'ingresso nella grande città di New York, l'incontro con l'altro che ti accusa, e chi è la vittima. E questo è, vedete come solo nel 47 già Bello era capace anche di interrogarsi in maniera del tutto originale sul tema dell'antisemitismo, e ribaltando l'accusa, è il non ebreo che accusa un ebreo di essere colpevole. E questo, procediamo, poi vediamo come prosegue il cammino di Bello, e arriviamo al 1953, siamo arrivati agli anni 50, e questo è veramente il romanzo che impone Bello l'attenzione, perché è il vero manifesto letterario, il vero romanzo di rottura, in cui, ecco, vedete accanto qui, io abbiamo l'inizio del romanzo, io sono, I am an American, Chicago born, Chicago, that somber city, sono americano, nato a Chicago, quella tetra città, e vado alle cose come ho insegnato a me stesso, freestyle, nella traduzione di Vincenzo Mantovani, che ho qui, vediamo, mi pare che lui traduca senza peli sulla lingua, ecco, però è importante ricordare anche questo freestyle dell'originale. Perché è proprio questo senso di libertà, questo coraggio dello scrittore ebreo di dire io sono americano, io la parlo per l'America, ed è questo coraggio che poi ha affascinato scrittori successivi, più giovani, come Philip Roth, che ha visto in Bello veramente il maestro, colui che gli ha aperto la strada per poter raccontare, come scrittore ebreo, ma scritto per raccontare l'America. Dunque, vediamo. Dunque mi ero messa da parte, ecco, questo inizio, appunto, sono americano, nato a Chicago, quella tetra città,
affronto le cose come ho imparato a fare, questa è la traduzione di Vincenzo Mantovani, senza peli sulla lingua, e racconterò la storia a modo mio. Ecco, racconterò la storia a modo mio. E qui abbiamo questo scrittore che aveva iniziato in forma di monologo dentro una stanza, e che poi ci fa essere inoltrato nella città, mostrando lo scontro tra un io e un altro, che scrive un romanzo di tipo picaresco, Le avventure di Hughie March, seguendo la tradizione delle avventure di Huckleberry Finn, di Mark Twain, però avventure che avvengono appunto nell'America dei figli degli immigrati, ma senza bisogno di dire sono ebreo, no, viene fuori così dal racconto, i personaggi che conoscono lo Yiddish, che fanno dei riferimenti così con la naturalezza con cui si può dire di essere americani, pur essendo appunto ebrei, appartenenti ad una delle tante minoranze dell'America. E abbiamo quindi questo atto di rottura, diciamo, che finalmente impone sempre di più diciamo conoscere Saul Bellow, e fa conoscere questo filone di letteratura americana che finora non si era imposta l'attenzione. Ancora ci vorranno quasi di nuovo 9 anni perché il libro, il romanzo venga tradotto in italiano, però comincia, diciamo, nel 53, l'anno abbiamo 53, vi ho detto che è l'anno in cui Bellow traduce anche i Gimp, The Fool, un racconto di Singer, e quindi questo è l'anno in cui Bellow diventa un protagonista della letteratura americana tutta, e Singer comincia a farsi conoscere, quindi abbiamo due voci importanti che si impongono all'attenzione dei lettori in America e poi non solo. E vediamo successivamente cosa possiamo. Ecco, io ci sono dei punti di sospensione perché in realtà vi sono altri romanzi precedenti, ma dovendo selezionare, arriviamo al 1964, il decennio successivo, in cui esce Herzog, che è forse il romanzo più rappresentativo di Saul Bellow. E vedete che ormai la letteratura ebraico-americana e Saul Bellow vengono apprezzati non solo in America ma anche in Italia, perché nel giro di un anno viene tradotto il romanzo, un'impresa veramente ciclopica per il traduttore, che si tratta di una traduttrice, la Letizia Ciotti Miller, che mi fa piacere ricordare perché è stata una grande traduttrice di quegli anni. E dunque abbiamo qui questo incipit che vedete è in prima persona, anche se in realtà il romanzo è un esperimento, anche questo di un grande esperimento di scrittura, perché vengono riportati molto spesso i pensieri del personaggio principale, Herzog, ma è il racconto in terza persona, quindi c'è questo mescolarsi di un racconto in terza persona con uno stream of consciousness che ci fa condividere i pensieri del personaggio, questo professore studioso di letteratura romantica, Moses Herzog, che dice all'inizio: se sono out of my mind, se sono matto, viene stato tradotto, se sono matto per me va benissimo, pensò Moses Herzog. Direi che potremmo anche dire adesso più letteralmente: se sono fuori di testa, come hanno detto i Maneskin nella canzone siamo in epoca di Sanremo, quindi ricordiamo questa: se sono fuori di testa, ecco, per me va benissimo, pensò Moses Herzog. E qual è la pazzia di Herzog? Che si è, diciamo, in un momento di crisi personale, di crisi familiare, di crisi matrimoniale, si è rinchiuso in una casa di campagna e scrive lettere che poi non spedisce, le scrive a persone vive e a persone morte, a grandi filosofi, a pensatori, a sociologi. Tra l'altro ricordiamo che Bellow ha studiato all'università sociologia, antropologia, quindi è veramente, ha tutta una cultura di carattere, insomma, di storia del pensiero molto importante,
che è un rovello di tipo interiore sul senso della vita, della società, degli uomini, dell'essenza dell'umanità, che trasmette attraverso questo personaggio di cui noi leggiamo queste lettere mandate, ma queste diciamo inserite nel testo di un racconto che contemporaneamente ci descrive diciamo i problemi concreti di vita quotidiana di questo uomo, di cui conosciamo i pensieri in forma di stream of consciousness, ma anche di lettere spedite ai più diversi interlocutori. E questo è stato veramente il romanzo che ha diciamo imposto definitivamente Bello all'attenzione di tutti i lettori, dei lettori non solo in America, ma nel resto del mondo, diciamo, d'Europa e del mondo di, diciamo, in contatto con la letteratura americana. Mentre il precedente aveva avuto il National Book Award, il Adventures of Bogie March, l'anno dopo, questo nel 65 avrà l'International Literary Prize, avrà un premio internazionale. E insomma, a questo punto, tra gli anni 50 e gli anni 60, insieme a Bello cominceranno a imporre anche gli altri scrittori del filone ebraico-americano, cioè dal lato Bernard Malamud, dall'altro Philip Roth. Nel 59 esce la sua prima raccolta di racconti, e quindi ormai negli anni 60 abbiamo sempre più riconoscimento della centralità di questa presenza culturale che per la prima volta si impone e cambia lo scenario della visione dell'America. Si conosce un altro aspetto dell'America. Contemporaneamente anche gli scrittori afroamericani, con Ralph Ellison, James Baldwin dal lato, e anche alcuni scrittori italoamericani si stavano imponendo all'attenzione. Ma diciamo, in quel momento non è un caso che proprio gli scrittori rappresentativi di questo filone letterario poi ricevono il Nobel nel decennio successivo, sono proprio questi che stanno riempiendo la scena con la loro descrizione di questi individui che raccontano in maniera aperta i loro drammi e le loro sofferenze. Ecco, la lezione che poi mi sembra si possa dire che ha ricevuto anche Philip Roth, che ha raccolto questa libertà di raccontare i drammi di ogni individuo senza paura, senza vergogna anche, diciamo. Ecco, dunque, quindi vediamo di proseguire nella descrizione di questo percorso di letterario, che non, naturalmente, di cui potremo vedere soltanto alcuni aspetti principali, soprattutto quelli che portano al riconoscimento. E qui io ho voluto mostrarvi i due romanzi in cui viene affrontato in maniera più esplicita il tema della Shoah, che non viene mai rappresentata direttamente, ma abbiamo sempre dei personaggi di profughi dal vecchio mondo che hanno subito la tragedia delle persecuzioni e che devono adattarsi alla vita americana. E questi sono i due romanzi, questo Il pianeta di Mr. Sumner del 70, che come vedete cominciano, le traduzioni a questo punto sono sempre immediate dell'anno successivo in Italia, e soprattutto questo secondo romanzo, The Bella Rosa Connection, tradotto come Il circolo Bella Rosa, che è più tardo, del 1989, in cui veramente il tema della memoria è al centro di tutto. Qui Mr. Sumner è un vecchio che si deve adattare con tutti i ricordi di quello che ha vissuto, si deve adattare alle difficoltà della vita americana. Qui abbiamo proprio il tema della memoria, perché chi ha subito la tragedia della Shoah vorrebbe ricordare chi l'ha aiutato, ma c'è chi non desidera ricordare, quindi c'è il conflitto tra la desiderio della memoria e chi non vuole invece ricordare. Questi sono i due romanzi che vi consiglio se siete interessati a questo filone. Ma la scrittura di Bello, naturalmente, come avete potuto vedere, non tratta solo di questi temi. Qui abbiamo delle ultime immagini che vorrei mostrarvi, non so perché, ecco, del momento
siamo passati di decennio in decennio, dunque siamo arrivati agli anni 70, al premio Nobel 1976, e qui vedete il momento della Nobel Lecture di Bello, che di fronte, che sta per fare questa prolusione. E viene congratulato naturalmente, e di fronte a tutto questo pubblico. E qui abbiamo una bellissima immagine, che mi sembra molto rappresentativa, di questo scrittore, così interessato ai fatti del mondo, dell'attualità contemporanea, così serio, nello stesso tempo così, divertente, quando capace di grandi risate. È molto intelligente, è straordinariamente intelligente. Dunque, vi mostro delle ultime immagini di lui, qui di nuovo da vicino, e qui nel suo studio. Io questo studio l'ho conosciuto perché l'ho incontrato, suo bello, e mi ha anche portato, mi è venuto a prendere, dove mi trovavo, poi ci siamo incontrati in varie maniere, poi sono venuta anche in questo studio, quindi per me è molto cara questa immagine, questa mi riporta per i momenti. E dunque, abbiamo visto, abbiamo parlato di suo bello, e vediamo di proseguire, e vi faccio vedere, ecco, il testo di una canzone. Diciamo, creiamo un intermezzo musicale prima di parlare di Isaac Bashevis Singer. È una canzone, questo è un testo in Yiddish, originariamente in Yiddish, Das Kalb, il vitello, che è poi diventato, in una traduzione inglese successiva, è diventato oggetto di una canzone notissima con il titolo di Dona, Dona, Dona. Il testo Yiddish è di Aaron Seidlin, che è diciamo uno scrittore, che a sua volta viene da Varsavia, come Isaac Bashevis Singer. Qui, con questo, diciamo, con questo riferimento, io voglio, insomma, far presente che, accanto alla letteratura di lingua inglese, del filone ebraico-americano, della letteratura della diaspora ebraico-americana, abbiamo in America si è sviluppata anche una letteratura di lingua Yiddish. Naturalmente questa letteratura nasce dall'Europa orientale, dai paesi della Russia, della Polonia, dove la popolazione ebraica aveva adottato da secoli questa lingua di origine tedesca, altotedesca, che poi, trasferendosi le popolazioni verso i paesi di lingua slava, aveva introdotto elementi di lingua slava. Come vedete, i caratteri di questa lingua, mi fa piacere appunto farvi vedere, sono i caratteri dell'ebraico. Dos Kelb, vedete, bisogna leggere da destra verso sinistra, Dos Kelb, e qui c'è il nome dell'autore di questo testo, Aaron Seidlin. Perché introduco questo testo in particolare? Per far vedere che questo è un testo che è stato scritto in realtà ancora nel vecchio mondo da Aaron Seidlin per un suo testo teatrale, vi dicevo, uno scrittore di Varsavia, ebreo di Varsavia, molto amico di Isaac Bashevis Singer. Insieme avevano creato una rivista letteraria, Globus, in cui entrambi hanno scritto i loro primi testi. E quindi Seidlin aveva scritto questa commedia, questo testo teatrale, Esterche, che in America era stato poi musicato da Shalom Secunda, e nel 1939 Aaron Seidlin è stato invitato ad andare a New York per questo lavoro teatrale. Non è poi più potuto tornare per lo scoppio della guerra, e purtroppo in Europa tutta la sua famiglia è stata sterminata. Ora, questo canto, diciamo, parla di un vitello che è portato portato al mercato per essere, come sappiamo tutti noi, purtroppo mangiatori non vegetariani, per essere portato al macello. E questo è il canto, si mette a confronto il vitello che è portato al macello,
con invece la rondine che vola liberamente nel cielo. E poi nel resto della canzone ci sarà il dialogo tra il vitello e il contadino che dice, il contadino dice, ma perché non segui l'esempio della rondine liberamente nel cielo? Il canto, perché vorrei evocare, non ho modo di farvi sentire, la meravigliosa voce di John Biles che ha musicato, che ha cantato e ha reso celebre, che ho nell'orecchio ma non ho modo di farvela sentire. Vi posso così caserecciamente ricordare qual è il leitmotiv: dona, 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 dona. E adesso le parole yiddish delle prime due strofe: Eufen vier liegt der Kelbel, liegt gebunden mit der Strick, auf den Himmel flieht der Vogel, flieht und dreht sich hin und zurück. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht er ob er Tag, a ganzen und a halbe Nacht. Hey, dona, 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 dona. E cos'è questo dona? Non sappiamo, c'è chi interpreta che potrebbe essere un'invocazione a Adonai, Signore, nella parola ebraica per Signore, Adonai, ridotta a diventare dona. E questo tema questa canzone racconta in forma diciamo simbolica le tragedie che stavano negli anni 30 cominciando a colpire sempre più il popolo ebraico, il mondo gli ebrei dell'Europa orientale, che poi sarebbero stati travolti in maniera così tragica dalla Shoah. Ed ecco questa l'introduzione a uno scrittore che ha Isaac Bashevis Singer, che è stato poi diventato il massimo rappresentante, il più noto rappresentante di questo filone di letteratura di lingua yiddish che si è sviluppato in America. Già a partire dalla fine dell'Ottocento ci sono scrittori importanti, nascono riviste, nascono giornali, quotidiani, addirittura il Forwards, il giornale per cui lavorerà a lungo Isaac Bashevis Singer, nel periodo degli anni 20 pubblicava quotidianamente 200.000 copie. Quindi diciamo una presenza veramente importante. Singer, che è nato a Varsavia, nato diciamo anzi in un piccolo stato a Razimin, poi vissuto in un altro anche in un altro villaggio a Bilgora e poi trasferitosi a Varsavia, quindi ha conosciuto vari aspetti della vita polacca, ebraico-polacca, dicevo Singh pur quando si è trasferito in America nel 1935 seguendo le orme del fratello, di un fratello maggiore ancora più noto di lui all'epoca, Israel Joshua, che si era trasferito in America già prima per collaborare al Forwards, appunto collabora a questo giornale Forward, che giornale di lingua yiddish, che pubblicava anche testi letterari a puntate o racconti. Ecco, qui abbiamo accanto alla sua fotografia abbiamo il suo primo libro di racconti, Gimpel de Fou, in cui c'è questo racconto importante tradotto per la sua fortuna, e un bel racconto tradotto da Saul Bellow, che in famiglia era anche lì conosceva lo Yiddish, in famiglia si parlava lo Yiddish, ma è uno scrittore che poi in realtà si è identificato con la lingua inglese nella sua scrittura. Ma conosceva lo Yiddish a sufficienza per poterlo tradurre. E dunque qui abbiamo quindi questa prima raccolta di racconti. Singer sarà uno straordinario, prolifico scrittore di storyteller, di racconti di tutti i generi. Però il suo primo testo pubblicato è in realtà un romanzo. Ed è questo che è uscito nel 1935, pubblicato ancora a Varsavia. Quindi, come vedete,
una storia che precede l'immigrazione, l'anno stesso in cui pubblica il volume Der Sotenin Gorai, in realtà scritto in Yiddish, e si trasferisce a New York. Aveva pubblicato questo romanzo da prima puntate in quella rivista di cui vi ho parlato, il Globus, ma lo pubblica il volume nel 1935, parte per gli Stati Uniti, la moglie da cui si separa va verso, che era di fede comunista, con il figlio Israel, partono verso la Russia e poi dopo andranno in Palestina e quindi cresceranno. E crescerà il figlio in Israele, e lui va invece da Varsavia a New York, raggiunge il fratello e lo raggiunge a Long Island, a Seagate, e si trasferirà a New York soltanto all'inizio degli anni 40. Sarà un inizio difficile quello di Singer, appunto perché volendo mantenersi fedele a questa lingua, e la sua stessa, mi sembrerà che la lingua è perduta, il mondo è perduto, e saranno anni di grande crisi. Diciamo che è forse con il 40, il 42 che si trasferisce da Long Island a Manhattan, dopo essersi sposato con una seconda moglie, Alva, e di lingua tedesca, ebrea di origine tedesca, quindi nessun rapporto con la lingua Yiddish, e si trasferisce in quella zona di Manhattan, l'Upper West Side, dove poi vivrà fino alla fine. E diciamo sopravviverà collaborando col Forwards, ma sempre più in difficoltà, finché diciamo nel 43 viene pubblicato di nuovo questo romanzo, insieme a una serie di romanzi, di racconti di tipo demoniaco. Qui mi piace questa immagine perché lui sembra un demone lui stesso, questi racconti demoniaci, alcuni straordinari, e successivamente comincia a produrre nel 45 comincia la pubblicazione di questo romanzo, La famiglia Moscati, in Yiddish, sempre a puntate su una rivista di lingua Yiddish, e contemporaneamente pubblica anche una serie di racconti molto importanti, tra cui Gimpel Tam, Gimpel l'idiota, Gimpel il sempliciotto, Gimpel the Fool, come è tradotto poi da Sorbello, e un altro racconto importante, I piccoli ciabattini, di Kleine Schusterleck, che diciamo è forse il primo tentativo di racconto del passaggio dal vecchio mondo, dall'Europa all'America. Dico forse semplicemente perché c'è tutto un patrimonio di scritture di Singer che è nascosto nei giornali di lingua Yiddish, nel Forwards, nelle varie riviste, eccetera, che non tutti sono stati ancora esplorati, per cui potrebbe sempre saltare fuori qualcosa di nuovo. Al momento questo sembra il primo racconto in cui viene raccontato il passaggio di tutta una famiglia di ciabattini, di piccoli calzolai, dal piccolo shtetl della vecchia Europa ebraica verso l'America, prima un figlio, poi l'altro, poi l'altro, poi l'altro, poi infine il padre che si trasferisce anche lui. E quindi abbiamo il racconto dell'incontro con l'America, il padre quando incontra l'America, le grattacieli, le confronta con le piramidi d'Egitto. Dunque, dicevo, abbiamo questo sbloccarsi della fantasia di Singer nel 1945 con una serie di racconti importanti, e poi l'esplosione, la continua esplosione di racconti e di testi di tutti i generi, dai romanzi, dalle saghe familiari come questa della famiglia Moscat, ai romanzi anche di ambientazione americana come questo di Nemici, una storia d'amore, ai racconti per l'infanzia, comincia anche tutto un filone di letteratura per l'infanzia straordinaria, ai racconti, alle memorie di carattere personale, autobiografico, ai racconti della vita del padre, dei racconti alla corte di mio padre, perché precedono questa vera trilogia personale. Insomma, tutta una quantità di scritture ricchissima,
che porterà al Nobel, al Nobel nel 1978. Questo è il testo della lezione, della prolusione fatta per il Nobel. Però vorrei, prima di riflettere su questo, leggervi qualcosa, perché possiate anche sentire direttamente la voce di Singer. E prendo un racconto non tra i più famosi, ma diciamo che ci può far scoprire anche qualcosa di particolare. Si intitola L'uomo che scriveva lettere. Abbiamo un uomo, un vecchio solo, in una stanza, in un piccolo appartamento di New York. Come sempre, come spesso capita in questi romanzi o racconti di ambientazione americana, si aprono spesso con il risveglio del protagonista, che non sa bene dove si trova, se si trova ancora nel suo piccolo shtetl, oppure nascosto in un fienile dove per nascondersi dalle persecuzioni, oppure se si trova a New York, e che è confuso e che è smarrito. Ecco, qui abbiamo il personaggio Herman Gombiner. Aprì un occhio, era così che si svegliava ogni mattina, adagio adagio, aprendo prima un occhio e poi l'altro, e quindi vede il mondo e si domanda appunto se si trova, se non si capisce se si stava più a Calomino, a Varsavia o a New York, in una strada popolare tra Columbus Avenue e Central Park West. E quindi questo personaggio, di cui viene descritta la solitudine, il suo vivere in compagnia di una topolina di che cerca di far sopravvivere, che è un collaboratore però di una rivista, di una rivista Yiddish, di cui si racconta la fine, che si chiude e quindi sempre più si troverà solo in questa stanza, ma che ha una passione, che è quella di scrivere lettere. E qui troviamo un collegamento con quello che abbiamo visto di Bello. Ma mentre il Herzog di Bello scrive le lettere a questi interlocutori del mondo intellettuale, che, con cui ha un dialogo di tipo spirituale, che è in pratica un dialogo con se stesso, con le idee che ha in mente il personaggio. Ecco, invece questo uomo di Singer, che scrive le lettere, invece manda effettivamente lettere a delle persone che attraverso corrispondenze di giornali è curioso di scoprire le vite segrete di altre persone. Questo avrà poi un interessante sviluppo nel racconto, ma io voglio semplicemente leggervi invece un momento diverso all'interno di questo lungo racconto, in cui vediamo il personaggio che è seduto nel crepuscolo invernale. Herman sembrava aspettare un segno dalle potenze di lassù. A volte gli inviavano messaggi, ma altre volte rimanevano nascoste, in silenzio. Si sorprese a pensare ai suoi genitori, ai nonni, alle sorelle, al fratello, alle zie, agli zii, ai cugini. Dove erano? Dove riposavano le loro anime benedette, condannate al martirio dai nazisti? Pensavano mai a lui? O erano assurde a sfere dove non si curavano più dei mondi inferiori? Herman si rivolse loro con una preghiera perché venissero a lui in quella serata invernale. Ricordiamoci che si trova completamente ormai senza lavoro, e in questo momento vive questi ricordi. Riprendiamo. Il vapore del calorifero, il vapore sibilava nel calorifero con il suo canto monotono, e dalle tubature sembrava parlare a Herman per consolarlo. Tu non sei solo, sei un elemento dell'universo, un figlio di Dio, parte integrante del creato. La tua sofferenza è la sofferenza di Dio, il tuo struggimento è il suo, ogni cosa è giusta. Che la verità ti si riveli e ti colmi di gioia. Vedete, mentre il personaggio di Bello cercava delle risposte ma non aveva dei punti fermi, Singh, figlio di rabbino, pur moderno, pur descrittore della vita moderna, ha ancora questi punti di riferimento. Riprendo. All'improvviso Herman sentì uno scricchio.
Il topo era uscito furtivamente nell'oscurità, questa topolina di cui, che è l'unica compagna della sua vita in quel momento. Il topo era uscito furtivamente nell'oscurità e si guardava attorno con cautela, come per il timore di un gatto in agguato nelle vicinanze. Herman trattenne il respiro. «Non aver paura, creatura santa, nessuno ti farà del male». La osservò avvicinarsi al piattino dell'acqua e berne un sorso. Lui preparava sempre per la sopravvivenza di questa topolina qualcosa. E berne un sorso, poi un secondo e un terzo, e infine mettersi a rosicchiare pian piano il formaggio. Ed ecco i pensieri di Herman. «Come potrebbe essere esistere una meraviglia più grande?» pensò Herman. «Ecco, ecco un topo, figlio di topi, nipote di topi, frutto di milioni di miliardi di topi che sono vissuti, hanno sofferto, si sono riprodotti e che adesso sono scomparsi per sempre, ma hanno lasciato un erede, l'ultimo, sembra, della sua stirpe. Eccolo lì che mangia. Che cosa penserà tutto il giorno nel suo buio? A qualcosa deve pur pensare. Ha una mente, un sistema nervoso, fa parte della creazione di Dio, la stessa stregua dei pianeti, delle stelle e delle lettere e delle lontane galassie». Il topo alzò improvvisamente la testa e lo fissò con uno sguardo umano pieno d'amore e di gratitudine. Herman immaginò che lo stesse ringraziando. E quindi ecco che abbiamo l'ultimo topo, erede di tanti topi, che deve sopravvivere accanto all'ultimo ebreo che a sua volta vuole sopravvivere. La pietà di Singer per il mondo degli animali, lui che poi è diventato negli anni 60 è diventato vegetariano, è veramente un filone presente in questa sua scrittura. Vi dicevo del Nobel. Il discorso per il Nobel è di una vivacità, di ricchezza straordinaria, un testo che vi raccomando. E tra l'altro in quell'occasione non solo lesse questa lecture, ma anche lesse un suo testo intitolato «Perché io scrivo per i bambini», in cui dice tutti i vari motivi molto divertenti per cui scrive per i bambini. E io vorrei concludere, prima però di passare a delle ultime considerazioni finali, leggendovi una pagina di questo libro da Storie per bambini di Isaac Bashevis Singer, che appunto in cui sentiamo un altro esempio della sua voce, piena di humor e di saggezza e di ironia. È un racconto che si intitola Gli anziani di Helm. Helm nel folklore yiddish è una cittadina dove c'è una grande prevalenza anche di sciocchi, e gli anziani di Helm sono quelli più sciocchi di tutti. Gli anziani di Helm è la chiave di Genendel, che sarebbe la moglie di uno di loro. Dice questo testo: «Tutti sapevano che il villaggio di Helm era governato dal presidente del Consiglio della Comunità e dagli anziani, e che erano tutti degli sciocchi. Il nome del presidente era Gronambue. Gli anziani si chiamavano Tonto Lekish, Zainvele Gnegne, Traitl Sciocco, Sender Ciuco, Schmendrick Testamattan e Faivel Cocciadura. Gronambue era il più anziano di tutti. Aveva una barba bianca e riccioluta e una fronte alta e sporgente. Poiché Gronam aveva una casa grande, gli anziani di solito si incontravano lì. Di tanto in tanto la prima moglie di Gronam, Genendel, portava loro qualcosa da mangiare, tè, dolci e marmellata. Gronam avrebbe potuto essere un uomo felice, non fosse stato per il fatto che quando gli anziani se ne andavano, Genendel lo rimproverava per aver detto un mucchio di sciocchezze. Lei era dell'opinione che il suo rispettatissimo marito fosse un sempliciotto». E insomma, come vedete, in questo racconto per bambini c'è molto, molto da ridere e molto preso in giro dei sapienti che si credono sapienti, che sono invece dei grandi sciocchi. E dunque, vediamo l'ultima immagine. Ah, ecco, sì, questa è praticamente l'ultima immagine che volevo mostrarvi di Singer con la moglie Alma e lui. Vedete questa carnagione rosata e i suoi occhi azzurri, che anche ho potuto, in cui mi riconosco lo scrittore che ho conosciuto, sono andata a visitare a casa sua a New York.
è stato un bel incontro come tanti altri che ho avuto. E dunque, quindi qui sì, terminiamo questa parte legata alle immagini e così ritorno a voi per concludere e riflettere insieme, invitarvi a riflettere insieme su questo quello che abbiamo ascoltato e soprattutto se c'è la possibilità mi piacerebbe molto sentire se qualcuno se vuole intervenire, se ci sono delle impressioni di lettura da condividere, dei commenti da fare e appunto se qualcuno conosce, ha letto questi scrittori, se si riconosce in quello che abbiamo detto e se ci sono delle altre cose che volete far presente, mi farebbe molto piacere ascoltarvi. E con questo mi fermo per il momento. Grazie. Grazie, grazie a lei professoressa Mortara, vi avevamo promesso appunto una lezione magistrale e appunto è una degna chiusura di questo breve ma intenso ciclo sul romanzo, così è stato e non avevamo alcun dubbio che non sarebbe stato così. Avete visto che ancora una volta... Posso dirle che il mio nome è Elena, il mio nome personale Elena. Elena. Ancora una volta, come vedete, non ci siamo limitati, la professoressa Elena Mortara non ci ha parlato solo di Singer e di Bello, ma attraverso questi due autori abbiamo appunto affrontato a latere altri colossi, quali Hemingway, quali Mark Twain, appunto con questo bellissimo The Adventures of O.G. March, che ci ha fatto ricordare appunto Huckleberry Finn e molto altro. Quindi anche di questo le siamo grati e anche delle sue doti canore che abbiamo scoperto. Quindi grazie anche di questo per aver ravvivato con questo dona la seconda parte, insomma l'intermezzo fra prima e seconda parte. Naturalmente le domande sarebbero molte, ringrazio anche per aver sempre citato i nomi delle traduttrici e dei traduttori, cosa fondamentale. Certamente era complicato affrontare due colossi del genere in un'ora e la professoressa ci è riuscita pienamente. Le domande che io avrei sono moltissime, anche legate alla curiosità di questi incontri personali che lei ha avuto la fortuna di fare appunto con i due autori di cui ci ha parlato oggi, ma anche con lo stesso Philip Roth, come sappiamo. Ma lascio, non tolgo spazio, invece lascio lo spazio alle domande dei nostri uditori e uditrici, ma Maurizio chiede quali siano i rapporti col fratello maggiore, naturalmente Israel Joshua Singer, autore del bellissimo La famiglia Karnofsky. Ci può dire? Sì, naturalmente all'epoca il più noto dei due fratelli era assolutamente il fratello maggiore, tant'è vero che era stato lui invitato ad andare in America per primo. E quando Singer ed è diciamo colui che anche rispetto alla famiglia di origine, la famiglia di questo padre rabbino molto rabbino di tipo hasidico, molto ispirato, molto legato, che assolutamente diciamo chiuso a certe forme della cultura moderna, era Israel Joshua era quello che per prima aveva compiuto un atto di rottura allontanandosi dalla famiglia e diventando scrittore e poi andando in America. E Singer, diciamo, all'inizio forse ha vissuto la difficoltà di avere un fratello, una figura di riferimento così importante, perché Israel Joshua era una figura notissima nel mondo letterario, nel mondo yiddish, di lingua yiddish. Ed è da lì nato anche questo problema dei suoi molti pseudonimi, perché quando ha scritto su Forwards inizialmente non ha usato il cognome Singer, si firmava le sue cose letterarie come Israel Bashevis. Bashevis è un nome di invenzione, dal nome della madre Bathsheba, quindi manteneva il nome Israel, Yitzhok, anzi la pronuncia yiddish sarebbe Yitzhok, diventando Israel, e poi Bashevis, e poi soltanto quando pubblica La famiglia Moscat nel 50, adotta il nome che poi rimarrà Isaac Bashevis Singer, con cui pubblicherà tutti i suoi testi inglesi, ma diciamo pubblicando su Forwards adotterà tutta una serie di suoi altri testi di riviste, pubblicazioni di lingua yiddish in America, utilizzerà vari nomi, dal Warshawski per i testi più giornalistici, a Sigal per altri, Isaac Bashevis. E c'è sempre l'ombra di questo fratello maggiore che poi muore nel 1944, liberandolo, se vogliamo,
facendogli perdere un appoggio ovviamente, ma nello stesso tempo liberandolo di questa oppressione, diciamo, di avere un fratello così importante. Stranamente, cominciano questi racconti del 45 subito dopo, cioè come un affrancarsi. Quindi qual è il rapporto? Un rapporto di grande stima, di affetto, di accoglienza, perché Israel Joshua lo accoglie a Seagate, a Long Island, quando lui arriva, e sono due scrittori che rappresentano naturalmente al meglio la letteratura Yiddish in America. Poi c'è una sorella loro che andrà invece in Inghilterra e anche lei diventerà scrittrice. Il fratello più piccolo purtroppo morirà insieme alla madre nella Shoah. Grazie. Alfonso, può parlarci del mondo del mago di Lublino? Bellissimo. Parlarci, può accennare, perché la dovremmo tenere qui ancora una settimana, la professoressa Mortara. Anche qui abbiamo naturalmente, appunto, siamo a Lublino, nel vecchio mondo. Ci sono dei romanzi come Lo schiavo, Il mago di Lublino, che sono ambientati nel vecchio mondo, e abbiamo anche qui un personaggio che su cui ci sarebbe molto da dire, ma non si può adesso senza poi il testo per fare citazione. A me piace molto poter citare dai testi. E comunque abbiamo queste figure, diciamo, di persone peccaminose che si lasciano travolgere dalle passioni, ma che poi arrivano a una forma anche di ascetismo, di autoisolamento, di penitenza. Posso riassumere così, diciamo, in un certo senso, questo personaggio. Mi piacerebbe piuttosto avere l'input di chi mi ha posto la domanda, sapere cosa ne pensa di questo romanzo che evidentemente ha colpito. Magari Alfonso, se vuol scrivere qualcosa, perché non abbiamo la possibilità di attivare i loro microfoni. Questo è veramente un peccato, sì. Questo è purtroppo il dispiacere dell'online. Intanto Fabrizia, grazie al professoressa Mortara, attraverso i loro libri ha ben spiegato le caratteristiche principali dei due grandi scrittori. Ho sempre trovato in Singer uno straniamento di un uomo che non si sente appartenente alla cultura americana. Io ho trovato molto Eros in alcuni libri come Nemici. Sono corrette queste considerazioni? Sì, certamente, Singer sottolinea sempre questo senso di estraneità rispetto all'America, e Nemici ha come sottotitolo Una storia d'amore, quindi chiaramente il tema dell'Eros è presente. È molto presente, c'è questo problema di una pluralità di donne che circondano sempre il personaggio, molto spesso il personaggio protagonista, come avviene anche in questo romanzo, in cui un uomo scopre poi di avere anche più di una moglie per situazioni legate anche proprio alla Shoah. Sono d'accordo su quello che dice la persona che ha scritto, che ringrazio molto per i suoi ringraziamenti. Sto leggendo il commento di vicino a Philip Roth, non so, francamente, in Philip Roth non c'è la favola, in Singer c'è questa compresenza di realismo e di magia, di cultura del mistero, della rivelazione di misteri, di presenze nascoste che il personaggio sente intorno a sé e con cui dialoga, e che è tutta qualcosa che è completamente assente in Philip Roth. Roth è uno scrittore profondamente laico, uno scrittore in cui il senso dell'appartenenza ebraica è molto forte, perché lui è cresciuto in un quartiere di Newark, Wick, che era al 90% di presenza ebraica, frequentato le scuole pubbliche, che però erano frequentate da bambini e ragazzi ebrei,
americani, quindi una propria appartenenza, sentirsi americano, totalmente americano, ma anche profondamente appartenente al mondo ebraico come gruppo etnico, diciamo, ma non c'è elemento di spiritualità religiosa in Philip Roth, assolutamente, mentre c'è in Saul Bellow, la cui madre gli aveva fatto leggere la Bibbia. Quindi c'è in Bellow, pur nella rinuncia agli aspetti, diciamo, più, diciamo, di un'ortodossia ebraica assolutamente di tipo religioso, che è presente invece in Singh, c'è però una ricerca di spiritualità che non c'è, secondo me, in Roth. Roth ci sono naturalmente ricerca di valori umani, ma non di una spiritualità di tipo religioso, assolutamente non, che è del tutto assente. Mi piacerebbe sentire se qualcuno... qui si parla di lamento di Portnoy, non so che cosa... certamente il lamento di Portnoy può essere collegato all'Eros, e questo è il dubbio, perché è un lamento in cui il tema erotico è fondamentale. Lo stesso nome, Portnoy, ecco, possiamo riflettere sul nome Portnoy, in cui c'è la parola, l'elemento della pornografia, però legata al oi, 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 il lamento di lingua yiddish, il suono yiddish del lamento, oi, 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 che si unisce in un gioco di parole a dare il nome del personaggio. Ma per il resto c'è la lezione di Saul Bellow di raccontare i propri pensieri, le proprie emozioni, le proprie difficoltà apertamente, senza aver paura di rivelarsi, e quella viene piuttosto da Saul Bellow. Vedo che nessuno parla di Bellow, e questo è significativo, perché Saul Bellow è stato lo scrittore di grido negli anni 60-70, finché ha avuto il Nobel, e poi è caduto un po' in disgrazia, perché nell'ultima parte della sua vita è sembrato ad alcuni conservatore nelle sue idee, perché si lamentava, come si lamentava prima, così si lamentava dopo, della trasformazione del mondo moderno, e l'ultimo suo romanzo è dedicato a un autore, alla figura di uno scrittore che ha scritto un libro che si chiama The Closing of the American Mind, la chiusura della mente americana, ed è stato considerato, e quindi forse è caduto un po' in disgrazia, pur essendo forse il più importante degli scrittori ebrei americani, ma è interessante appunto vedere che non ci sono risposte degli ascoltatori su di lui, quindi è meno noto, ho l'impressione, non lo so. Non so se è indiscreto chiederle qualche ricordo personale dell'incontro che ha avuto con questi appunto grandi della letteratura, se è possibile e se ne ha voglia. Sono stati incontri, insomma, quello che mi ha colpito nel piano, diciamo, intellettuale di più è stato proprio Saul Bellow, una figura di una intelligenza, di una straordinaria. L'ho incontrato a Chicago, ero con una borsa Fulbright, e stavo scrivendo su di lui, è stata un'accoglienza strepitosa, è stato uno scambio di idee che mi ha veramente stimolato enormemente. Singer, dopo l'ho ascoltato prima, ho visto quanto era brillante come raccontatore e lettore dei suoi testi, e poi sono andata a trovarlo nella sua abitazione nell'Upper West Side di Manhattan, dove mi ha accolto insieme appunto alla moglie, e abbiamo fatto una chiacchierata molto simpatica, e poi l'ho seguito alla registrazione che doveva fare di un programma. Era persona, mi ha mostrato tra l'altro la sua, quella che chiamava la Chaos Room, la stanza del caos, dove teneva un ammasso di libri in tutte le lingue, con tutte le sue, i suoi testi, e la parola caos secondo me è molto centrale nel mondo di Singer. Descrive un po' la situazione dei personaggi che si sentono avvolti dal caos e che cercano di uscirne in qualche maniera.
Grazie, grazie. Io direi che appunto siamo arrivati all'ora fatidica, siamo quasi ormai a pochi minuti alle 17:30, quindi possiamo con grande senso di appagamento veramente per questa lezione straordinaria, questa presentazione che la professoressa è riuscita appunto in poco tempo a sintetizzare, ma è stata estremamente stimolante per noi. Sono sicura che i suoi suggerimenti di lettura, anche dei testi di Bello, verranno seguiti. Quindi direi che possiamo salutarci. Questo era appunto l'ultimo incontro, quindi il nostro ciclo per ora si chiude qua. Speriamo di poter lavorare per offrire ancora ai nostri lettori e lettrici della Lucca altri appuntamenti, ma volevo, se ce la fai, Susi, visto che è la chiusura, lasciare a te la parola. Ah, E ringrazio la professoressa Elena Mortara ancora una volta. io chiudo ringraziando davvero la professoressa Mortara per questo, per questa lezione ricchissima, dove ha anche toccato tanti altri autori. È stato proprio un attraversamento, della letteratura ebraico-americana. E forse ci verrebbe voglia anche di continuare, questo percorso. Quindi grazie davvero, grazie ad Angela, che ha accompagnato, in maniera straordinaria, questi incontri, li ha coordinati, e grazie a tutti, voi che ci avete seguito, sperando proprio di rivederci e di ritrovarci, forse di rivederci, diciamo, stavolta in presenza. Spero proprio che nei prossimi mesi e nelle prossime in autunno sarà possibile ritornare di nuovo a guardarci in faccia. Allora ci lasciamo con ancora tanti grazie e a presto. Grazie ancora. Arrivederci, Bene, grazie. buona serata. Sì, perché.